Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo vlog. Sì, un vlog. Ho qui sul telefono la mia scaletta di cose da dire e l'ultima cosa sarà quella che tutti state aspettando da un mese. Però vi lascio con il fiato sospeso, perché la prima cosa di cui andrò a parlare è invece una cosa di cui non ho ancora parlato ed è la Divino's Cup, signori. Già, Divino's Cup che si è svolta sulla community di YouTube ed è stata, per chi se la fosse persa, una sorta di competizione tra tutte le star del mio canale, che è culminata su Instagram con la vittoria di John Frog contro Armin. L'ha letteralmente stracciato, ha fatto una cosa come 80%. E niente, volevo parlarne un pochino perché oltre ad aver appena annunciato il vincitore, ci tenevo a sprecare, diciamo, un paio di parole riguardo la Divino's Cup, perché in realtà è stata fatta con un fine ben preciso. C'ho dei capelli di merda nel mentre, ma poi dopo devo andare a fare la doccia. C'ho pure un mal di testa di Cristo, ragazzi, sto morendo, però devo cercare di fare sto video per un'altra motivazione che dopo vi dirò. Vabbè, comunque la Divino's Cup l'ho fatta sostanzialmente perché volevo introdurre anche i nuovi iscritti nell'ottica del culto. Siccome è una cosa che ovviamente conoscono solo gli iscritti del canale e non tutti, magari arrivare sul canale e trovarsi una roba del genere è una sorta di iniziazione, un modo per diffondere anche a chi magari arrivava da fuori questo culto del divino, che ovviamente sul mio canale, se non ce l'hai, non sei nessuno. E quindi con questo culto sono riuscito, spero, e con questa competizione soprattutto, a creare molta unità tra gli iscritti. Avrete visto anche la nuova intro della campanella con il divino, così almeno uno appena arriva sul mio video sa quello che si trova, sa lo schifo. E niente ragazzi, semplicemente questo volevo dirvi, ho apprezzato davvero tanto la partecipazione. Ci saranno altre competizioni, sì, ci saranno altri, diciamo, momenti in cui fare delle competizioni sul mio canale di questo tipo. Dovrò comunque migliorare alcune cose. Questa prima competizione mi ha spiegato, mi ha insegnato moltissime cose per l'appunto per il futuro, che metterò in pratica. E quindi nulla, questo volevo dirvi. Archiviata la questione Divino's Cup, passiamo alla prossima, ossia la maturità. Signori, la maturità, sapete tutti cos'è, sapete che ce l'ho quest'anno e sta già facendo soffrire la mia anima. Perché sì, qualche giorno fa ho avuto la simulazione di terza prova, è stato un suicidio e non ho toccato YouTube per 3 giorni. Voi non ve ne sarete accorti in realtà, perché sono usciti abbastanza video, però ad esempio venerdì non ho caricato, non ho avuto sostanzialmente tempo. E purtroppo questa storia della maturità me la tirerò dietro più o meno fino a luglio, quindi preparatevi perché da adesso in poi probabilmente ci saranno meno video. Per forza di cose, signori, io devo uscire, non ne posso più. Legato alla questione non video ci sarà il fatto che questo weekend, in particolare la domenica e lunedì, sarò via e probabilmente salterò un altro giorno di caricamento, che siccome questo video uscirà lunedì suppongo sia martedì. Passiamo dunque, connettendoci a per l'appunto a martedì, al prossimo problema, ossia la Crazy Lock. Con la Crazy Lock sto avendo dei problemi e quelli che mi seguono su Instagram, seguitemi su Instagram perché io queste cose le dico soprattutto lì, lo sanno già. Ho praticamente questo problema con la codifica del computer, nel senso che mi fa laggare il video, neanche il gioco, proprio la registrazione lagga. E forse ve ne sarete accorti negli episodi ultimi, insomma, negli ultimi che ho caricato. Ho questo problema, sto cercando di risolverlo, non ci sono ancora riuscito, ci sto provando. Comunque il lag non è molto fastidioso perché viene fuori una volta ogni tanto, però a me personalmente dà fastidio perché vorrei portare contenuti più di qualità e soprattutto aggiustati. E quindi ragazzi, purtroppo la Crazy Lock subirà dei rallentamenti di programmazione. Ad esempio avrei potuto anche portarvela martedì, ma siccome ho avuto delle difficoltà a registrare non ci sono riuscito e di conseguenza ragazzi purtroppo slitta perlomeno a mercoledì. Spero almeno per mercoledì di mettere a posto le cose, considerate che sono via per l'appunto e che quindi ragazzi non potrò permettermi di fare chissà quanti video. Ovviamente vado giù a trovare la mia ragazza, quindi non vado a fare i video giù, capito?
Quindi nada, sostanzialmente ragazzi, ci sarà questo ritardo di pubblicazione della Crazy Lock che spero di risolvere più o meno al più presto. E in generale ci saranno meno video, magari salterò più giorni cercando di evitare di saltare la domenica, come avete visto, perché la domenica praticamente è una manna dal cielo. Viene giù la Madonna di iscritto, perché veramente faccio gli iscritti della Madonna la domenica, ci sono tutti su YouTube la domenica. E quindi la domenica ovviamente carico sempre, però insomma ci saranno dei giorni in cui purtroppo il tempo sarà tiranno e non potrò permettermi di pubblicare sempre comunque, insomma. Poi, prima di darvi la notizia, volevo dirvi grazie, perché ultimamente stiamo facendo un sacco di iscritti e non riesco neanche a capire come. Le interviste come format stanno andando davvero bene, i video stanno andando bene, non riesco a capire come sia possibile che io qua sul mio telefono abbia tutti i numeri a livello di visual, di iscritti, la telecamera non va a fuoco. Dicevo, ho tutti i numeri che si stanno alzando di visual, di iscritti, e i soldi diminuiscono. Non so io, non so il perché, davvero, non ne ho idea. Poi non è che mi importi molto, però capite che c'è qualche errore in questa cosa qua. E comunque vabbè, a parte questa cosa, il canale sta andando davvero bene, quindi vi ringrazio. Stiamo facendo un botto di iscritti, stiamo facendo le visual, stiamo andando bene, sto facendo i dindini, quindi va tutto perfetto. Ovviamente sto scherzando, no? Perché poi la gente si prende male, mi viene a dire del falso, del money grabber. Non si usa più dire del money grabber, stavo pensando, effettivamente. Bene. Siamo giunti alla fine, la notizia che tutti stavate aspettando, ma avete beccato nei commenti per questa cosa. Mi avete insultato, avete detto che devo toglierlo. E signori, lo vedete questo? Addio. Perché sì, in realtà meditavo di toglierlo da molto prima, semplicemente con questi nuovi capelli che mi sono cresciuti e che dovrei mettere a posto in teoria. Questo coso qua non sta più bene, stava bene con i capelli di prima che facevano molto, molto slavo. Invece adesso con questi qua, questo robo qua effettivamente non ha molto più senso. Quindi lo leverò in questa giornata e quindi dai prossimi video all'incirca non lo vedrete più. Spero che siate contenti. E niente, sì, magari alcuni di voi ci sono rimasti male per quest'ultima news, ma effettivamente era l'ultima news. Quindi ragazzi, questo video si conclude qua. Era un vlog informativo uscito di lunedì. Pensate che se non ci fosse stato sto video probabilmente non avreste visto video quest'oggi. E quindi nulla, ho deciso di farlo molto shallow per darvi queste informazioni. Comunque, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, commentate qui sotto con hashtag pizzetto e passate dai social, in particolare da Instagram, perché più o meno tutte le cose che ho detto in questo video su Instagram le dico sempre e dico anche altre cose, quindi mi raccomando passate da lì. E nulla ragazzi, bella lì. L'outro più scazzata della storia della vita. Vabbè.